Ciao, ciao a tutti, ciao ciao. Ecco qui, è arrivata la mia degusta box di dicembre. Ho già aperto la scatola per non perdere tempo e vi faccio subito vedere cosa contiene questo mese. Sono molto contenta perché ho scoperto che non tutte le degusta box sono uguali, perché ho già visto in YouTube altri video di altre persone che l'hanno acquistata e ho notato che alcune cose sì, sono contenute anche nella mia, ma c'è anche una certa distinzione, una certa diversità nei contenuti ed è un bene perché ho visto alcune cose che non mi sarebbero piaciute molto in quelle che ho visto nei filmati. Invece quello che sta nella mia mi piace tutto, quindi tutto benissimo e vi mostro subito il contenuto. Inizio subito con queste due bottiglie di Dreher che non è birra, ma è tè. Tè due volte rinfrescante, c'è scritto. Penso sia una novità della Dreher questa e quindi sono molto curiosa di assaggiarla. Poi andiamo sempre con le cose più ingombranti. Una bottiglia di pura passata di pomodoro d'Erica e qui di pomodoro non ne possiamo fare a meno. Poi una confezione di tagliatelle emiliane e queste con il mio ragù vanno a festa, sarà un matrimonio perfetto. Poi una confezione di bruschettine Monviso con olio extravergine, non fritte, e anche queste come crostini con spalmata qualche salsina prelibata. È una meraviglia. Poi un pacchetto di amaretti, forno Bonomi, amaretti italiani chiaramente. Poi una confezione di pane bianco di grano tenero, pan piuma, vi assicuro è di una sofficità davvero meravigliosa, quindi per fare i tramezzini, magari per la tavola di Natale, preparare qualche no, più che tramezzino, qualche tartina, ecco, visto che sono fette abbastanza grandi, si possono poi tagliare in varie forme. Poi, questa che è un'assoluta novità per me, maionese in questa confezione particolare col beccuccio qui apribile, col tappo. La marca, sinceramente, non la conosco, non l'ho mai sentita nominare, ma la politica di Degustabox è proprio quella anche di mettere prodotti che non sono ancora conosciuti e quindi è un modo di far conoscere appunto specialità che sono appena entrate in commercio. Poi una bottiglietta di succo di lime, ideale per cocktail. Ora non è che andiamo molto a cocktail in casa mia, però può capitare sicuramente. Io spero che ci sia la possibilità di conservarlo. Ah beh, però anche come accostamento proprio vedo anche sulle carni alla brace, sul pesce. No, no, sicuramente anche questo sarà una cosa che userò. Poi una confezione di tè all'arancia mediterranea, marca Pompadour. E anche questo, gusto intenso, e anche questo nei pomeriggi invernali va alla grande. Qui invece farà festa il mio nipotino, i miei nipotini, perché è una confezione di due barattolini di polpa di frutta, mele e banana, senza conservanti, biologico. E anche questo quindi alla grande. Poi in una famiglia bergamasca non può, certo mancare la polenta, infatti qui abbiamo una scatola di polenta istantanea Nicoli. È un marchio anche questo che non conosco. Vediamo un po'. Ah beh, ecco, arriva da Bergamo. Bene,
non tanto lontano da il produttore di Costa di Mezzate in provincia di Bergamo, quindi abbastanza vicino a me. Questi sono volantini, ma c'è ancora qualcosa qui sul fondo, qualcosa di dolce. Sono le chewing gum Vigorsol, dolcificate con la stevia, che sapete è un dolcificante naturale, è una pianta la stevia. E adesso va di gran moda, ho notato. E per finire, letteralmente dulcis in fondo, questa tavoletta di cioccolato Ritter, anche questa è una novità, mandorle salate e miele. Questa deve essere proprio una goduria, perché accostare il salato al cioccolato, sapete che c'è anche il cioccolato al peperoncino, ad esempio, o con i granelli di sale grosso, è una delizia, è proprio una sciccheria. E qui è tutto. Allora, io ho fatto il conto di quello che avrei speso comprando questi prodotti singolarmente in negozio. E l'importo totale è di 23 euro, mentre io invece ne ho pagati 15,99, che sono appunto il costo della Degusta Box mensile. Certamente molti prodotti non li avrei acquistati perché proprio non sapevo della loro esistenza, quindi sono tutte novità comunque che mi piacciono e sicuramente consumerò. Bene. Io lascio ancora nell'info box il link dedicato se volete approfittare anche voi di questa opportunità acquistando la prima Degusta Box a metà prezzo, quindi 7,99 euro, calcolate 8 euro, come dice Paola, la mia amica Paola Style, a casa mia sono 8 euro, e per avere appunto tutte queste cose buone. Io vi saluto tutti con un abbraccio e un sorriso e alla prossima. Ciao ciao!